Non ci sono solo brutte notizie, ma anche quelle che hanno un lieto fine. Come accaduto a Luciano Quarta, il bomber delle Verano Football, che è ritornato in campo dopo aver combattuto una grande battaglia. Una partita lunga la sua, piena di ostacoli, ma durante la quale è riuscito con il suo coraggio e l'amore della sua famiglia a tenersi stretta la vita. Tutto ha avuto inizio a luglio 2022, quando un rigonfiamento sul linfonodo del collo con una rapida perdita di peso lo ha catapultato in una nuova realtà. La diagnosi parlava chiaro, si trattava di un particolare linfoma, ossia un'importante anomalia dei globuli bianchi. Da qui l'inizio della battaglia. Prima la terapia, poi l'autotrapianto all'ospedale di Tricase e infine l'ultima spiaggia all'ospedale di Taranto, in cui ha tentato una terapia specifica. E infatti qui è riuscito a vincere la sua partita sconfiggendo il linfoma. Superato questo lungo calvario, Luciano oggi ha deciso di riassaporare appieno la vita. Nonostante ci siano ancora ansie e paure e alcuni step da superare, ha deciso di ritornare in campo con la sua maglia numero 19 e la fascia da capitano. Un inno alla vita il suo, un vero e proprio riscatto, che arriva quasi 900 giorni dopo l'ultima partita, tra i sorrisi e gli abbracci di chi non ha smesso mai di stargli vicino.